Le conferenze nascono perché c'è stato il 25 agosto la pubblicazione del documento Non possiamo tacere, redatto da laici cristiani impegnati, coordinato dall'ufficio diocesano del pastorale sociale e del lavoro, e sul tema della partecipazione alla vita sociale e politica, e già a cominciare dalla partecipazione al voto del 25 settembre. Chiaramente è un documento di discernimento personale e comunitario, non dà indicazione di voto, ma focalizza i problemi del nostro territorio, e cercando anche di portare avanti un discorso di impegno, di democrazia partecipativa, che significa anche controllo di quella che può essere l'attività domani di coloro che saranno eletti. Allora, questo documento viene innanzitutto presentato il 5 settembre a Catania, in Arcivescovato, con la partecipazione di circa 350 persone, e il documento è stato presentato da Monsignor Renna, Arcivescovo di Catania, e è stato presentato da sottoscritto, da Dottor San Martino, da Professore Sapienza Rosario dell'Università di Catania, e moderava l'incontro il Dottor Giuseppe Di Fazio, giornalista. E dopodiché appunto ci è stato richiesto di diffonderlo nel territorio, quindi c'è stata stasera qui questo incontro, ma domani sarà ripetuto a Paternò, e poi ancora ci sarà un altro incontro con l'associazione di ex allievi e per esempio dei fratelli delle scuole cristiane. E il senso adesso, si parla anche di lavoro, no? Quindi c'è stata una buona risposta da parte dei partecipanti? C'è stata molta risposta, primo perché si vede dal fatto che dalla prima stampa, il 25 agosto a oggi, le adesioni sono moltiplicate da una decina di adesioni che avevamo, siamo arrivati a più di 50, del mondo del volontariato, del mondo politico, associazionismo, Anderacket, Lega Coppa Sicilia, i sindacati, CISL, UGL, ma tutto questo significa che è stato focalizzato il problema del mondo del lavoro, ma anche delle povertà, la povertà economica, la povertà educativa con la dispersione scolastica, e il Vescovo nella lettera pastorale che ha pubblicato in questi giorni ha citato proprio una pagina del nostro documento, perché ha richiamato il Vescovo l'importanza di affrontare il problema della dispersione scolastica.